tanto che, e questa è una citazione che Chris Lawrence fa di uno dei fondatori della, cioè, della storia scientifica, coi confini ben definiti rispetto al mito, per contestare che questi confini erano stati posti con chiarezza. E il saggio è Sul compito dello storico, uno scritto del 1821, e secondo Humboldt, che vuol fondare la storia scientifica, i fatti sono solo la materia prima, non sono la storia stessa. In verità, di un qualsiasi evento si vede solo la parte visibile, ma ogni fatto comprende una parte invisibile che lo storico deve raggiungere. Così, dice, conclude Humboldt, considerato in questo modo, cioè la persona che vede oltre alla parte visibile del fatto anche una parte invisibile che consente di interpretarlo, dice, egli diventa così artista creativo. E per questo dicevo che poi devo caricare e vedere qualcosa. Allora capite che se il confine chiaro tra storia scientifica e mito comprende la possibilità di investigare la parte invisibile della storia con la creatività dell'artista, è chiaro che ha ragione McNeil a dire che il confine non è definito, se è in questi termini. A questo punto, con questo approccio, credo che si possano capire meglio come possono essere interpretati alcuni eventi del XX secolo. Eventi storici che, come eventi storici, li conosciamo. Conosciamo molto bene la parte visibile sulla quale sono stati scritti centinaia di volumi. Però vi può essere una particolare chiave interpretativa. Quando oggi ci si chiede, ma gli antichi miti erano storia o non erano storia? Probabilmente gli antichi miti, vi è un'ampia letteratura in proposito, avevano un rapporto con la realtà, non erano invenzioni, avevano un rapporto descrittivo con la realtà, poi trasfigurata, e grazie a questa trasfigurazione, accanto alla parte visibile, emergeva una parte invisibile. Se proviamo ad applicare questo criterio al XX secolo, farò un paio di rapidi esempi. Nella creazione del mito, la morte dell'eroe, la morte del personaggio è un aspetto importante di questa creazione. Nel mito di Roma c'è Romolo che ascende in cielo dopo aver fondato la città eterna. Nella storia tedesca c'è il mito di Federico I che non è mai davvero morto, attende sotto un monte il momento in cui tornerà a essere utile alla Germania. E addirittura, non voglio essere iconoclasta, ma insomma riflettere che uno degli elementi fondanti della società occidentale è la morte e la resurrezione di Cristo. I dibattiti attorno al Vangelo e quanto vi sia di storia e quanto di mito è diventato attualissimo anche per due libri recentemente usciti in Italia, due interviste di Corrado Augias con due autorevolissimi storici del cristianesimo, Pesce e Reciti, dove si torna su questa vecchia questione di che cosa è storico il Gesù della storia e il Gesù della fede. E il Gesù della fede è anche, mi permetto di dirlo, il Gesù del mito. Però si può dire che questi sono eventi molto lontani. Romolo, Cristo, Federico I. Bene, se noi diamo un'occhiata a tre singolari figure, importanti figure del XX secolo, i tre simboli dei movimenti autoritari del XX secolo, quindi un fatto storico sul quale si è indagato moltissimo, la parte visibile è oggetto di trattazioni proprio in chiave di storia scientifica. Eppure vediamo qualcosa che consente la trasfigurazione del fatto nel mito. La morte di questi tre personaggi è tanto singolare e di non facile interpretazione storica da dar luogo a una trasfigurazione in senso mitologico. L'esempio più evidente è quello di Hitler, come ho detto.